magica serata questa, per ricordare e celebrare un grande scrittore, per così in qualche modo ricordare probabilmente una persona che già oggi è un nostro amico. Il grande Leonardo Sinisgalli diceva: ci sono tanti lucani sparsi per il mondo, ma nessuno li vede perché il lucano non è esibizionista. Allora oggi, questa sera, voglio ricordare chi sono stati i lucani di prima, di seconda, di terza generazione che hanno avuto un ruolo ed un'importanza a livello internazionale, a livello mondiale. Lucano di prima generazione, per esempio, era Anthony Cilibrizzi, partito da Anzi nel 1902, arrivato negli Stati Uniti ed è stato ministro del welfare nelle amministrazioni di John Kennedy e di Johnson. Lucani invece di seconda generazione, voglio ricordare soltanto due. C'è stato innanzitutto Michelangelo Busmanno, i genitori erano di Noepoli, che negli Stati Uniti è stato addirittura prima avvocato difensore nel famoso processo di Sacco e Vanzetti e poi è stato presidente di sezione nel processo di Norimberga contro i criminali nazisti. L'altro lucano di seconda generazione è stato il famoso Rocco Petrone, il direttore della NASA, diciamo l'uomo che ha permesso, diciamo, la conquista della Luna da parte dell'umanità, perché dirigeva il centro che all'epoca si chiamava Cape Kennedy. Quelli invece di terza generazione sono stati, tra i tanti, voglio ricordare il ramo materno di un grande musicista del Settecento, Antonio Vivaldi. Proprio recentemente abbiamo scoperto che i nonni di Antonio Vivaldi provenivano dalla Basilicata, dalla Lucania, venivano in particolare da Pomarico. L'altro grande nome che tutti conosciamo è Francis Ford Coppola, il nonno Agostino Coppola, meccanico partito da Bernalda, andò negli Stati Uniti e lì appunto nacque poi il grande regista Francis Ford Coppola. Ma contemporaneamente alla partenza, possiamo dire, di Agostino Coppola, da Ruvo del Monte partiva da qui, da una casa poco più in alto, partiva Francesco Antonio Coppola, il nonno di Evan Hunter, Ed McBain. Allora, come è nata, come abbiamo scoperto queste origini lucane di Evan Hunter, Ed McBain? Ci racconta tutto Armando Tita, che pregherei di raggiungermi sul palco. Allora, io ringrazio tutta la cittadinanza, sono un po' emozionato stasera perché dopo 20 anni si è realizzato un sogno. Io avevo degli appunti, volevo trasmettere un'emozione, non vi annoio più di 2 minuti, ma sarò brevissimo e ve lo dimostrerò. Quindi vi trasmetto solo un'emozione. Quella del 5 luglio 90. Apro il Corriere della Sera, sulla terza pagina, leggo: 87esimo distretto di polizia, Mist Fest di Cattolica, ospite illustro Ed McBain. Tutto qui, niente, perché io seguivo su Rai 2 l'87esimo distretto di polizia. Niente di tutto questo. In quel momento storico ero consigliere comunale, capogruppo e anche in una questione quasi bipartisan, iniziavo un discorso con l'avvocato Zarrillo, il defunto e amato avvocato Zarrillo, che tramite i suoi buoni servigi in quel di Napoli riuscimmo a contattare agenti della Mondadori. Il buon Ed McBain, purtroppo impegnato in varie conferenze stampa, nel famoso premio di Cattolica di questo Festival Internazionale del Giallo, non venne. Però purtroppo il cruccio c'è rimasto. Dopo 20 anni,
devo fare questa piaggeria al mio caro amico Michele Patrizzi, che non vuole in nessun modo, non si è neanche inserito tra i vari relatori della serata, ma ha fatto un lavoro certosino, immane, e grazie anche ai buoni servizi del nostro ministro degli esteri, noi l'abbiamo definito tale, vale a dire il professor Giovanni Tata della Young University di Salt Lake, abbiamo messo in moto un meccanismo infernale. Poi abbiamo ritrovato la nostra grande amica Dina, che abbiamo scoperto in questi due giorni, una donna di grande e immensa umanità, semplice, umile, ironica, è stata una vera promessa, ci ha ammaliato con tutte le sue belle performance. E io devo dire francamente che sono rimasto veramente estasiato da questo tipo di impostazione della serata, non mi aspettavo tanto, non mi aspettavo la band, non mi aspettavo Rocco che venisse con tanto impegno, la Rai, non mi aspettavo il famoso Antonio Mecca di Mediaset, è stato veramente la Pax che ci ha in un certo qual senso creato un'atmosfera particolare, un'atmosfera molto, molto bella, molto solidale, molto semplice, molto umile, come del resto lo siamo noi da sempre. Scusate se vi annoio ogni tanto con il notiziario rovese, con il quotidiano della Basilicata, però riprenderemo questo bel cammino che è un percorso virtuoso che troveremo sicuramente a fare nei prossimi anni. Cercheremo di mettere su un bel premio, non solo per gli scrittori in erba, quindi anche e soprattutto per dare modo a tanti piccoli giallisti in erba di poter avere la stessa fortuna del nostro Ed McBain. Ringrazio tanto di nuovo Dina Hunter per la sua spettacolare umanità e per la sua spettacolare disponibilità. Grazie a tutti. Grazie ad Armando Tita. E avremo occasione poi nel corso della serata, io credo che questa probabilmente è una serata particolare, una serata magica, addirittura io penso che possa diventare l'evento culturale più importante di questa estate lucana 2010. Non ho dubbi che sarà così, ma prima di proseguire chiamerei ancora il Siris Jazz Quintet per un altro breve intermezzo musicale prima di proseguire.